Ciao ragazzi, oggi vi ho beccato un bel video sul centrocampo, video di mercato a corredo però di qualche ragionamento, qualche mio input che voglio darvi, perché in questi giorni si sta leggendo, accostato al toro, il nome di Tanner Tasman, lo conoscete, centrocampista del Venezia, la cui situazione è abbastanza in divenire, perché sappiamo che il giocatore andrà via da Venezia e quindi da qualche parte finirà. Il Toro è stato spesso accostato al centrocampista americano e quindi facciamo qualche considerazione su di lui, sul centrocampo, poi chiudo il video con un paio di note sui papabili rinnovi di un paio di giocatori e vi dico cosa ne penso. Parto chiedendovi per favore di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campana di aggiornamenti, di lasciare un like al video, di seguirmi sui miei canali social che trovate qua sotto in descrizione, sempre in descrizione al primo link. Se volete acquistare kit di calcio di qualità a basso prezzo potete contattare Maglie Calcio Italy su Instagram, vi daranno tutte le indicazioni del caso su ciò che vi interessa e se acquistate qualcosa e decidete di utilizzare il mio codice sconto falso 9 avete un ulteriore 10% sul totale, un 10% che vi verrà scontato al momento del pagamento, quindi insomma, ecco, poi mi fate sapere come è andata, come vi siete trovati. Allora, Tasman, parto col dire che Tasman è un bel nome, un nome interessante, e però per lui vale il ragionamento che si è sempre fatto su tutti i giocatori di questo tipo. Sarebbe bello che il Toro i Tasman li andasse a prendere prima che diventino i Tasman con 3 stagioni in Italia. Che cosa sappiamo? Sappiamo, tanto per cominciare, cosa dicevo prima, andrà via al 100%, ha un contratto in scadenza 2025 col Venezia e non rinnoverà. Il suo entourage ha già detto che non rinnoverà, è stato confermato un po' anche dalla dirigenza del Venezia che ormai si è messa l'anima in pace, ha già fatto un paio di operazioni a centrocampo, tra cui Alfred Duncan a zero, e quindi monetizzerà il più possibile per Tasman, che ha diversi interessi dietro. Si è parlato di Bologna, si è parlato di Fiorentina, anzi in questi giorni si sta parlando molto di Fiorentina perché pare ci sia stato già un contatto tra le parti, quindi quella di Tasman è una situazione che dovrà risolversi a breve. Il Toro un pochino più defilato perché per andare sul centrocampista, adesso ci arriviamo, c'è comunque esigenza di vendere qualcuno prima. In realtà Tasman era praticamente qualche settimana fa diventato un giocatore dell'Inter, poi tutto è saltato alla fine, credo per un problema di pagamenti con l'Inter, che prima aveva messo contropartite, poi voleva prenderlo in prestito e lasciarlo un anno a Venezia e poi il diritto, no, l'obbligo di riscatto, insomma problemi legati proprio al cash dell'Inter che hanno indispettito il Venezia e che alla fine hanno fatto saltare tutto. Quindi non andrà all'Inter e il suo destino sembra comunque italiano, tra Fiorentina, Bologna e magari, perché no, il Toro. In questi giorni c'è appunto la Fiorentina, ha avuto dei contatti con l'entourage per definire il futuro più presto, anzi gli agenti del giocatore vorrebbero nei prossimi giorni già avere qualcosa di concreto in mano. Parliamo di Tasman, classe 2001, quindi giocatore non più giovanissimo, ecco, questo lo possiamo dire. 99 presenze, 10 gol e 5 assist in 3 stagioni a Venezia, è arrivato in Serie A, aveva giocato molto poco la prima stagione con Zanetti, poi una volta arrivato Vanoli in Laguna lo ha valorizzato molto bene. Infatti una delle carte da giocare da parte del Toro, visto l'interesse per il calciatore, potrebbe essere proprio quella della presenza del mister che gli ha ritagliato un ruolo e lo ha, diciamo, consacrato, anche perché di Tasman si parlava di cessione dopo la prima annata e veniva visto un po' come calciatore portato in Italia dagli americani più di rappresentanza che non per una questione tecnica. Invece dal punto di vista tattico, ecco, il giocatore è stato proprio valorizzato da Vanoni, perché lui in queste 2 stagioni con il nostro mister ha giocato principalmente vertice basso in un 4-3-3, oppure quando Venezia giocava con la mediana 2 giocava da interno destro. È un destro naturale con doti di playmaking abbastanza importanti,
Ma se dovessi andarlo a prendere, come cambia il centrocampo? Perché se lo prendi per fare il mediano davanti alla difesa, implicitamente significa che Ricci va a fare la mezzala destra, perché tu non puoi tenere Tesman e Ricci uno alternativo all'altro. Ricci è un titolare, ma questo cozzerebbe con quello che ha detto il giocatore a Torino Channel, e cioè che Vanoli al momento lo sta provando soltanto davanti alla difesa, quindi facendo capire implicitamente che in quella posizione il mister vede bene lo stesso Ricci. A quel punto avrebbe senso spendere i soldi per Tesman quando hai già Ricci in quel ruolo? Se arriva Tesman o giocatore con caratteristiche analoghe, Ricci si sposta mezz'ala. Ma per prendere Tesman, come dicevo prima, devi incassare. E come fai a incassare a centrocampo? Perché per il centrocampo vale la vecchia regola: se uno entra significa che uno esce. Dovrebbe uscire Ilic. Ilic è un giocatore che può anche uscire, ma al momento è anche comprensibile che la trattativa con lo Zenit sia abbastanza ferma. Alcuni parlano di questioni burocratiche legate proprio alla liquidità del club. Per me, perché si parla di cifre folli. Poi, se dovesse uscire Ilic, soprattutto a quelle cifre, si parla di 22-23 più bonus, e andare in Russia, colui che prenderebbe una valanga di soldi anche a livello di ingaggio, ci può anche stare, e a quel punto lì si potrebbe andare a fare il gioco delle coppie centrocampo, con Tesman e Linetti alternativi davanti alla difesa, Ricci a questo punto e Tamesa alternativi per quanto riguarda il ruolo di mezzala destra, e Vlasic più Gineitis alternativi per quanto riguarda il ruolo di mezzala sinistra, al netto poi degli altri centrocampisti presenti in rosa, nello specifico Ilkan e Horvat e Ciamaglichella, che magari il mercato porterà via in prestito, magari no, e rimarranno almeno uno di loro come settima scelta. Forse Ilkan papabile, perché Horvat lì abbiamo visto essere fuori ruolo, c'è Maglichella in 2005, quindi potrebbe andare in prestito. Tutto bene, se non fosse che a quel punto si aprirebbe un problema nel ruolo della mezzala sinistra, perché Vlasic e Gineitis non danno garanzie fisiche. Gineitis ha avuto l'ennesima ricaduta sul ginocchio, parliamo di un 2003, cioè ragazzi, ma è normale? Non è normale. Significa che il primo infortunio al ginocchio non è stato curato bene, perché se in ritiro ha avuto addirittura due ricadute, c'è qualcosa che non va, ed è un peccato, perché la cessione di Ilic per me poteva essere propedeutica a una semititolarità di Gineitis, fermo restando che c'è Vlasic, ma anche lui sappiamo che l'anno scorso ha giocato sostanzialmente sempre con dei problemi muscolari, e quindi siamo sicuri di voler fare una stagione intera con due potenziali titolari che da un giorno all'altro ti possono lasciare a piedi? Io su questo ho molti dubbi, ma se esce Ilic è quello che secondo me verrà fatto, perché non credo che né Vlasic né Gineitis lasceranno il Toro, quindi o hai una terza alternativa nel ruolo di mezzala sinistra, ci può stare, magari tra quelli che hai in casa, tipo Ilkan, anche se lo vedo meglio sul centrodestra, ma può fare la mezzala sinistra, o altrimenti è una cosa sulla quale vanno fatte delle valutazioni. E poi c'è il tema economico, cioè quanto ti chiede il Venezia per Tesman? Io intendo a livello di cartellino, per me ci vogliono almeno 8-10 milioni di euro, ma se tu devi già intervenire in difesa con un potenziale titolare e un braccetto sinistro, ci sono gli 8-10 milioni da mettere per Tesman, anche ammesso in un concesso che il giocatore ti interessi e che il Venezia te lo ceda e che il Venezia ti aspetti e che al giocatore interessi venire al Toro? Punto di domanda. Non lo so, fatto sta che per me, soprattutto per come abbiamo portato avanti la trattativa per Vanoli e la clausola rescissoria, eccetera, eccetera, il Venezia non scenderà molto a miti consigli, quindi ti chiederà magari 10 milioni di euro, che per carità puoi anche decidere di darglieli. Però a 10 milioni nel mondo ci sono miliardi di calciatori, non si trova un giocatore con quelle, non stiamo parlando di Modric, non si trova uno con quelle caratteristiche a meno? Secondo me sì, ma bisogna essere bravi a trovarlo. E questo è quanto vi dovevo sulla questione Tesman. Chiudo con due considerazioni brevi sui rinnovi. Ho letto che a breve Vojvoda firmerà per 3 anni. Cioè, ma io mi domando, ma è logico? Ha senso? Io non ho niente contro Vojvoda, ma parliamo di un classe 95 che ha già compiuto 29 anni
in scadenza 2025 e te gli proponi ulteriormente 2 anni, ma perché? Per quale motivo? Perché vuoi tenerlo in rosa? Cioè, qual è il quid in più che ti dà Vojvoda? Vojvoda è un giocatore che fa tante cose e non ne fa nessuna particolarmente bene. Può giocare a destra, sì, ma non eccelle. A sinistra, sì, ma non eccelle. Da braccetto, per me, non può essere il titolare in questo 3-5-2. Il titolare da braccetto di destra deve essere l'unico difensore su cui ha investito dei soldi, e cioè Saul. Lo stesso discorso vale per Linetti. Nelle ultime settimane non se ne è più parlato, ma leggevo di un ulteriore prolungamento, diciamo, biennale, magari con ingaggio spalmato. Ci mancherebbe altro, Linetti prende 1,4 per essere la riserva delle riserve. Vedete quanti, poi uno dice i soldi li stiamo regalando, perché ci sono, ma li stiamo regalando. Infatti c'è anche un tema stipendio su Linetti, che è coetaneo di Vojvoda, anche lui 1995, scade nel 2025, questa doveva essere l'estate della cessione di entrambi. E invece siamo qua che parliamo di rinnovi. Continuiamo a scegliere di non scegliere, quando, ripeto il concetto di prima, il mondo è pieno di calciatori, pieno, pieno, pieno. E noi continuiamo a tenere in rosa, come si è fatto l'anno scorso con Gigi, che si è fatto un anno di vacanza pagato dal Toro, ma è giusto, perché quando scegli di non scegliere, è giusto che le cose vadano così. E quindi sappiamo già cosa succederà, che se Vojvoda rinnoverà fino al 2027, 3 anni, siamo matti, fra due ci chiederemo del perché lo abbiamo fatto, e idem con Linetti. E io spero che queste due cose non si concretizzino, ma temo, anche da quello che si legge e che si sente in giro, che saranno entrambi molto probabili. Ditemi come la pensate con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro.